un nuovissimo filmato dopo la morning e la night routine. Oggi è il momento di mostrarvi la mia afternoon routine, quello che sostanzialmente in linea di massima, poi ci sono delle variazioni, faccio tutti i pomeriggi. Eccomi qui sulla terrazza, anche in quella giornata ben specifica faceva un sacco caldo e quindi è il momento di fare delle azioni che poi porteranno a tutt'altro. Le azioni sono andare a ritirare cuffia, costume e asciugamano, perché noi comunque facendo quasi tutti i giorni il bagno in piscina, poi dopo andiamo a stendere il vestiario, insomma i costumi e tutto il resto che laviamo giorno dopo giorno, giustamente con il cloro. È vero, il cloro di una piscina casalinga è molto meno forte rispetto a un cloro di una piscina vera e propria, comunque delle grandi strutture, però comunque anche il vestiario ha bisogno di essere lavato. A questo punto organizzare tutto il kit per scendere successivamente di sotto in piscina, quindi asciugamano, abbiamo bisogno poi della cuffietta per i capelli, del costume chiaramente, e poi io, come ogni volta vedete nei vlog, organizzo una piccola pochette per mettermi all'interno cose tecnologiche tipo il router per il wifi, il caricatore per il telefono, queste cosine qui generiche, apertura per portarmi il telefono in acqua, magari voglio vedere notifiche, messaggi, vedere video, e telefono. Tutto il kit è bello che pronto. Una cosa importantissima che faccio prima di scendere giù, o comunque qualsiasi altra cosa, andare ad accostare le persiane, perché comunque la casa sopra rimane incustodita. Poi quel giorno ben specifico c'eravamo solamente io e Selvi, quindi la casa sarebbe rimasta totalmente vuota, perciò vado ad accostare le persiane, così non mi entra neanche il caldo durante le ore, insomma, belle afose che sto di sotto. Perché stai di sotto in piscina il caldo non lo senti, però se stai di sopra nelle ore proprio belle afose si avverte totalmente, quindi per la sicurezza quanto per non far entrare caldo in eccesso. Saltare mai quello di fare la muta di protezione solare, perché ragazzi io faccio la muta da capo a piedi veramente, essendo super chiara come notate, di conseguenza ho bisogno di farmi la muta proprio massima potenza da applicare sull'intero corpo, viso, collo, braccia, gambe e così via, mia crema solare super altissima di protezione che porto poi giù con me. Chiudo la porta di casa ed è arrivato il momento più bello di tutta la giornata, scendere giù in piscina. Cioè, guardate che look da scavalco! Dai, facciamo un po' le fashion, va. Ed eccoci ufficialmente giunti sotto a Playa Mili, perché in tutti i vlog chi li segue, chi mi segue passo passo, sa che l'abbiamo chiamata Playa Mili, visto che noi facciamo di cognome Mili, di conseguenza Playa Mili. Guardate che oasi! Ma la primissima cosa che non devo mai dimenticare di spengere, la pompa che ho acceso in precedenza prima che facevo il bagno per far circolare. Posiziono l'asciugamano, levo gli occhiali da sole che non servono più. In compenso, una procedura che vado a fare, inserire il telefono all'interno della copertura resistente all'acqua. Prendo la cuffietta perché poi dopo ci servirà che la vada a indossare. Do una bagnatina e poi lo posiziono nel punto tattico, così quando sono in piscina, se voglio dare uno sguardo, vedere, fare, lo prendo e lo porto in acqua con me. Un altro piccolo rito che faccio è andare a vedere la temperatura dell'acqua. Quel giorno stava sui 32 gradi. Pazzesca, caldissima, ma guardate la qualità dell'acqua, la stiamo proprio mantenendo, che è una meraviglia, guardate che bella. Una cosa che diciamo tra virgolette non è che odio, però che mi fa un po' litigare, mettere la cuffia. A volte scendo già da casa con la cuffia messa, però in quel giorno l'ho messa di sotto con voi. Quindi litigo un po' con la cuffia prima di entrare in acqua, è una cosa che mi succede spesso. Sembrerebbe, dai, che tutto sommato ci siamo.
cuffia ben posizionata, levo il copricostume e si va in acqua. Dopo circa 3-4 ore di bagno, generalmente risalgo su in casa che sono le 6:30, 5:30. Poi comunque me la gestisco in base a quanto ci voglio stare, essendo mia la piscina, non è che c'è un orario di chiusura, apertura, te la gestisci proprio come vuoi. La bellezza di avere la piscina in casa è proprio questa. Perciò, momento asciugatura, perché non è che salgo su a casa che sto grondante di acqua, e nel frattempo do uno sguardo al cellulare, mi godo un po' di sole, un po' di mix. Il primissimo step in assoluto, appena risalgo su a casa, momento infuso a freddo. In quel giorno specifico, tè verde freddo, curcuma, lime e limone, mi sembra, se non sbaglio. Sì, giusto. Perciò un piccolo break, una merenda. Nel mentre che il tè sta facendo l'infusione, doccia e capelli. Bagno, doccia, balsamo, ci vuole. Poi shampoo, sto facendo un po' più di cure visto che tutti i giorni vado in piscina sui capelli, perché allora avendo la cuffia non è che si seccano tanto, però faccio un po' più di cure generiche. Dopo che ho fatto la doccia e lavato i capelli, vado un attimino a sciacquare sotto l'acqua corrente molto alla veloce il costume, che all'inizio avete visto che ho preso dalla terrazza. Adesso faccio la cosa inversa, lo sciacquo un po', gli do una lavata molto alla veloce così a mano e lo andiamo a ristendere, perché il giorno dopo servirà. Ed eccomi qui ragazzi, sdocciata, capelli lavati, il mio infuso bello che è fatto, mi sono messa comoda per stare in casa, perché lo sapete, quando sto in casa amo stare in comodità, col pigiama, una tutina per casa, amo stare super comoda. E con questo è veramente tutto, spero che il mio pomeriggio generico, routine, quello che sostanzialmente capita che faccio, poi comunque ci sono sempre delle variazioni, non è che tutti i giorni sono uguali, vi sia piaciuto. Come vi è piaciuta tantissimo e vi ringrazio da morire, la morning routine e la night routine. Con questo è tutto, ci vediamo nel video di mercoledì 14:30, sempre qui con voi e per voi. E adesso mi dedico un attimo un po' al PC. Ciao!